Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Siamo a lunedì della settimana santa e iniziamo quindi questo giorno con la parola di Dio, una parola che ci viene data dal Vangelo ma anche dall'Antico Testamento. Vedremo che ogni giorno alcuni riferimenti nei profeti ci accompagnano in vista di quello che Gesù ha fatto per noi durante la Pasqua. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, 1-11. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Amen. Vi leggo subito la parola dal libro del profeta Isaia. «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna inclinata. Non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». Amen. Questo era Isaia 42:1-7. Ecco che queste due parole ci accompagnano in questo giorno. Quindi Giovanni 12, abbiamo l'unzione da parte di Maria con questo profumo di puro nardo verso Gesù, nei confronti suoi. Un gesto che è profetico in vista di quello che Gesù avrebbe fatto pochi giorni dopo. E Gesù lo dice a Giuda che con la sua espressione sembra che voleva risparmiare e dare ai poveri, ma si sa invece che quello che avrebbe voluto fare con quel profumo lo avrebbe tenuto per sé, dice il Vangelo, poiché era ladro e stava per tradirlo. Ma il gesto importante, la figura importante è davvero Maria, che ha preso questo profumo di puro nardo preziosissimo e ha cosparso i piedi di Gesù, asciugandoli con i suoi capelli e riempiendo tutta la casa dell'aroma di quel profumo.
quanto è importante, carissimi amici, che noi, come Maria, possiamo andare incontro a Gesù con questo atteggiamento, quell'atteggiamento davvero di ammirazione, un atteggiamento di devozione, un atteggiamento di adorazione, perché Maria quello che fa è perché ama Gesù e lo ama come il suo Signore, lo ama perché ha creduto. Lava questi piedi, cosparge i piedi con questo profumo e riempie tutta la casa di questo aroma proprio perché è segno della sua gratitudine, è segno della sua dipendenza da Gesù. Una bella dipendenza, è una stima, è un innamoramento di Gesù. Fratelli e sorelle, in questo tempo di questa Pasquale, già potremmo dire, ma di questa Settimana Santa, siamo chiamati a compiere la nostra preghiera, i nostri gesti di fede, perché amiamo Gesù, non perché dobbiamo. Oggi devo andare a messa, oggi devo aprire la parola di Dio, oggi devo pregare, anche oggi devo ascoltare il commento di Padre Luca. Non dobbiamo proprio niente. Noi dovremmo essere attirati da Gesù, perché Maria era attirata da Gesù. Lo amava. Amava in Gesù la sua signoria, il suo essere il Maestro. Amava in Gesù la sua parola. Amava in Gesù i suoi gesti, il suo comportamento. E sapeva che c'era qualcosa di più. E sapeva e sentiva che qualcosa doveva accadere, ma ha voluto donare totalmente se stessa. Allora, guardiamo anche la nostra vita, come viviamo questo tempo, questo periodo, come andiamo da Gesù, come preghiamo Gesù, com'è il nostro comportamento. Se è sempre un comportamento veloce, Padre, Figlio e Spirito Santo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, oppure se è quell'atteggiamento di Maria ai piedi di Gesù, con la cosa più preziosa che aveva, cosparge e profuma tutta la casa, perché da Maria partiva un atteggiamento di amore verso Gesù. Così deve essere la nostra fede. Fede che è fiducia, fratelli e sorelle. Fede che non è quel dono fantascientifico che viene dall'alto e tocca solo alcune persone, gli eletti. Quindi tu hai la fede, io non ce l'ho. Tu credi, io non ho questo dono. No, diciamo la verità, tu sei furbo e non vuoi credere e vuoi vivere come vuoi. E l'altro, sinceramente, è più furbo di te perché vive meglio. Perché chi crede vive meglio di chi non crede. Chi crede in Gesù, fratelli e sorelle, vive una relazione con Lui, con Dio, dove lo sente che è accompagnato tutto il giorno. Ecco la parola del profeta Isaia, che Gesù è proprio colui che apre gli occhi ai ciechi. Se io non vivo con Gesù, in Lui, i miei occhi rimarranno chiusi, carissimi. Se io non vivo con Gesù, rimarrò prigioniero di tutto ciò che mi piace, rimarrò schiavo. E invece Gesù è venuto per liberarmi e per donarmi la luce. È stato scritto: ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. Gesù è la nostra luce, fratelli e sorelle. Allora anche noi, come Maria, ai piedi di Gesù, offriamo questo sacrificio di lode dal mattino e gli diciamo: grazie Signore Gesù, grazie per il tuo amore, grazie perché è bello stare con te, è bello ascoltare la tua parola, è bello avere una relazione personale con te, è bello sperimentare che tu non mi abbandoni mai, è bello sapere che tu sei sempre pronto a offrire la tua vita per me,
che tu sei sempre pronto a stare dalla mia parte. E io ti benedico, Signore, ti chiedo di fare una nuova esperienza della tua misericordia, del tuo amore, della tua vicinanza nella mia vita. Grazie, Signore Gesù. Accogli la mia lode e il mio ringraziamento. A te, Signore, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, sulla parola di Gesù viviamo questa giornata. La viviamo con gioia, con zelo e con entusiasmo. E preghiamo non perché dobbiamo, ma perché amiamo il Signore. Amen. Questo è l'insegnamento di Maria. Preghiamo, abbiamo fiducia e fede in Dio, non perché ce l'hanno imposto, ma perché noi lo amiamo e perché lo vogliamo seguire. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Ciao.